Santo Spirito edificate. Maria vi mostri il cammino per la santità. Dite ai sacerdoti, sorridete il figlio. Bernadette puer narde hot ne der ich kindat in Frau Saverskeinen Maria die allen kommt fragen woch nie na mein Sohn kommet sich des Fragen sind Kapel vor mir ich hab Église, écoute Marie, messagère de sa volonté. Parlez-vous peut-être, on baptise ici une chapelle, et on y vient en possession. Volk, lass einen Geist seine Kirche bauen. Ja, hör zu der Jungfrau Maria, Bote seines Willens. Wie uns sagt der Christus, zu errichten hier eine Kapelle. Escucha Maria mensajera de su voluntad. Vano Pater Nostres, que se haga aquí una capilla y que se venga en confianza. Livingstone, people come here and let the Spirit now build up the church. As Messenger Mary invites us, do God's holy will. Go and say no to the priest in this place we'll build only a child. Thank you.
fino alla vita Maria, lei ti sosterrà. Dica ai sacerdoti, costruite qui una cappella, venite in processione. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata Semprevergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Suscipere precazionem nostram, qui se
sedes ad exteram patris miserere nobis, quoniam tu solus sanctus, tu solus dominus, tu solus altissimus Iesu Christe, cum sancto spiritu in gloria te. Dio onnipotente e misericordioso, che in Maria, primogenita della redenzione, fai risplendere l'immagine vivente della tua Chiesa, concedi al popolo cristiano di tenere fisso in lei il suo sguardo per camminare sulle orme del Signore, finché giungerà alla pienezza di gloria che già pregusta nella contemplazione della Vergine Madre. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Lezing uit het boek van de Openbaring. Ik, Johannes, zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste hemel en de eerste aarde waren verdwenen en de zee bestond niet meer. En ik zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem van God uit de hemel neerdalen. Schoon als een bruid die zich voor haar man heeft getooid. Toen hoorde ik een machtige stem die riep van de troon. Zie hier Gods woning onder de mensen. Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volk zijn. En hij, God met hen, zal hun God zijn. En hij zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal niet meer zijn. Geen rouw, geen geween, geen smart zal er zijn, want al het oude is voorbij. En hij die op de troon is gezeten sprak, zie, ik maak alles nieuw. Woord van de Heer. Per Gerusalemme vivano sicuri quelli che ti amano, sia pace nelle tue mura, sicurezza nei tuoi palazzi. Camminiamo
Seigneur, ouvre notre cœur pour nous rendre attentifs aux paroles de ton Fils. Señor, abre nuestro corazón y acorremos la palabra de tu Hijo. Aleluya, aleluya. Herr, öffne unser Herz, damit wir auf die Worte deines Sohnes aufmerksam werden. Alleluia, Alleluia, Alleluia. O Heer, open ons hart, opdat wij de woorden waarin zon begrepen. Signore, il nostro cuore, e accoglieremo la parola del Figlio tuo. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi e con il dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Ma trascorsi i giorni, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù rimase a Gerusalemme senza che i genitori se ne accorgessero. Credendo che egli fosse nella comitiva, fecero una giornata di viaggio e poi si misero a cercarlo tra i parenti e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che lo udivano erano pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre ed io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?» Ma essi non compresero ciò che aveva detto loro. Scese dunque con loro e venne a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre custodiva tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, età e grazia davanti a Dio e agli uomini. Parola del Signore.
Cari fratelli e sorelle, amati dal Signore, durante questa Eucaristia ci offriamo con Cristo al Padre, mentre lo ringraziamo per averci donato Maria quale nostra maestra di vita spirituale, ossia della vita nuova, frutto del dono del battesimo in noi. Maria ci insegna come vivere, secondo il Vangelo di Gesù, non con le parole, ma con la sua vita esemplare. Ci invita innanzitutto a seguire Gesù, ad accogliere la sua parola, a vivere come veri discepoli del suo Figlio nella ordinarietà della nostra vita. Da Maria impariamo ad affidarci con fiducia alla volontà di Dio Padre, così da piacergli in tutto, come lei si è affidata lungo il corso della sua vita terrena. E lei, Maria, tra i discepoli di Gesù, il modello più riuscito della vita evangelica, così che da lei possiamo imparare ad amare sinceramente Dio sopra ogni cosa, a seguire le ispirazioni dello Spirito Santo e a servire i fratelli con la medesima sollecitudine che lei stessa ha usato. Anche Maria ha attraversato tanti momenti bui, come capita spesso anche a noi, quando facciamo fatica a comprendere la volontà di Dio e sembra che l'oscurità ci ricopra. Riconosciamo l'incomprensione di Maria nello smarrimento di Gesù al Tempio, come abbiamo ascoltato nel Vangelo. Constatiamo il suo stupore quando finalmente ritrova Gesù intento a dialogare con i maestri nel Tempio di Gerusalemme, assiduo ascoltatore delle cose di Dio. Ella scopre qui che Gesù ha da compiere una missione che la supera, quella di vivere per il Padre del Cielo, e per Lui si dedica fin da adolescente. Per Lui vivrà in una obbedienza amorosa nell'intero arco della sua vita terrena. E dopo aver espresso la sua fondamentale indipendenza dalla famiglia umana in quanto figlio di Dio, Gesù vivrà a Nazaret sottomesso a Maria e a Giuseppe, una normale esistenza come uomo fino in fondo, come tutti noi. E Maria, dopo l'incomprensione dinanzi al mistero del Figlio, si mostra quale vera credente che accoglie e approfondisce continuamente nella fede gli eventi e le parole di Gesù. La forza dell'Eucaristia che stiamo celebrando sostenga anche noi nel nostro cammino di fede, sorretti dalla presenza amorevole di Maria, madre di tutti i credenti. Amen. Thank you.
Fratelli carissimi, per mezzo del battesimo siamo divenuti partecipi del mistero pasquale del Cristo. Siamo stati sepolti insieme con Lui nella morte, per risorgere con Lui a vita nuova. Ora rinnoviamo le promesse del nostro battesimo. Credete in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa che ci gloriamo di professare in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Uniti in comunione con il Signore, eleviamo la nostra supplica per tutti gli uomini, affinché possano condurre una vita serena e tranquilla e giungere alla felicità eterna. Prions pour l'Église. Tu nous rassembles pour écouter la parole qui donne la vie. Fais de ton Église, au long de son pèlerinage sur la terre, le signe lumineux de la cité du ciel. Seigneur, nous te prions. Te rogamus audinos. Te rogamus audinos. Prions pour les prêtres. Let us pray for priests. To those whom you choose to serve as priests, give a pastor's heart that loves, listens, and accompanies those who are on pilgrimage on earth. May they be the authentic servants of your mercy and gratitude. Lord, we pray to you. Signore, tu inviti i tuoi discepoli a condividere il tesoro dell'Evangelo lungo il loro pellegrinaggio sulla terra. Donaci lo spirito di coraggio e fa di noi dei testimoni gioiosi del tuo amore infinito. Signore, noi ti preghiamo. Du lädst deine Jünger auf dem Weg ihrer Pilgerschaft auf Erden zur Teilhabe am Schatz Gottes ein. Wir vertrauen dir all jene an, die in der Zeit ihrer Pilgerreise von Krankheit heimgesucht werden. Sei die Stärke in ihrer Schwäche, stehe all jene bei, die körperliche und seelische Leiden begleiten.
und gib uns den Mut zur brüderlichen Geste, zum aufrichtenden Wort. Wir bitten dich, erhöre uns. A quienes peregrinamos por esta tierra, destinados al gozo del cielo, danos la gracia de la esperanza, que aquí, en Lourdes, podamos saborear la felicidad del otro mundo. Oremos al Señor. Aan al die op pelgrimstocht zijn hier op aarde, belooft en schenkt u de vrede. Waar geweld en haat overheersen, doe daar bewerkers van verzoening opstaan, opdat uw rijk komen. Wij bidden u, Heer, verhoor ons. Tu che salvi tutti gli uomini e non vuoi che alcuno perisca, ascolta la preghiera del tuo popolo e donagli la gioia di essere esaudito. Per Cristo nostro Signore. Alleluia, alleluia, amen, alleluia.
Fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Ci purifichi e ci rinnovi questa offerta consacrata al tuo nome, o Signore, e renda la tua Chiesa sempre più conforme all'immagine del Cristo, che ammira ed esalta nella sua Madre gloriosa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È cosa buona e giusta. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo,
della memoria della Beata Semprevergine Maria, intimamente associata al mistero di Cristo Redentore, continua a generare con la Chiesa nuovi figli, che attira a te con il suo esempio e con la forza del suo amore conduce alla carità perfetta. Alla sua scuola riscopriamo il modello della vita evangelica. Impariamo ad amarti sopra ogni cosa con il suo cuore, per servirlo con la stessa sollecitudine nei fratelli. E noi, uniti ai cori degli angeli, cantiamo esultanti l'inno della tua lode. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria tua. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Supplices ergo te, Domine, deprecamur, ut ec munera, quae tibi sacranda detulimus, eodem spiritu sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant, fili tui, Domini nostri, Iesu Christi, cuius mandato ec misteria celebramus. Ipse enim in qua nocte tradebatur, accepit panem et tibi gratias agens benedixit, fregit, deditque discipulis suis, dices: accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est enim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo posquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens benedixit, deditque discipulis suis, dicens: accipite et bibite ex eo omnes, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis et fundetur, in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Mortem tuam annuntiamus, Domine. Amen. Amen.
actionem confidemur. Amen, amen. Domine venias. Amen, amen. Amen, amen. Memore sigitur, Domine, eius in fili tui salutifere passionis, den non mirabilis resurrezionis et ascensionis in celum, sed prestolantes alterum eius adventum, offeribus tibi gratias preferentes, hoc sacrificium vivum ex santum. Respice quesumus in oblationem ecclesiae tue et agnoscens ostiam, cuius foruisti in molazione placari, concede ut qui corpore sanguine fili tui reficimur, spiritu eius santo repleti, unum corpus et unus spiritus inveniamur in Cristo. Spirito Santo, faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Bernadetta e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Jean-Marc, il Vescovo Cardinale Oscar che presiede questa Eucaristia, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Per Christo. Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo. Amen. Ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Recepti salutaribus moniti e divina institutione formati, audemus dicere. Sicut in cielo ed in terra.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento. Nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Let us offer each other the sign of peace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Thank you.
tra noi crea unità. Dio stesso ci raduna con il dono dell'amor, con il pane che ci dà. Oh,
Preghiamo per la forza di questo sacramento, Signore. Fa che la tua Chiesa corra alacremente sulle vie del Vangelo per raggiungere la visione di pace di cui Maria, umile tua serva, si allieta nella beatitudine dei cieli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et us qui in saeculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci in cielo et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Go in peace, glorifying the Lord by your life. Adieu. Anima mea Dominum, et exaltavit spiritus meus in Deus Salvatore me. Magnificat anima mea, anima mea Domino.
ad Abraham. Load a Dios buono e trinino, gloria su nombre por siempre.